Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Prosegue la marcia di avvicinamento della squadra di Bortolomuti alla sfida contro il Siena. Il Palermo ha sostenuto un test amichevole sul terreno di gioco dell'impianto di Bocca di Falco contro una formazione del settore giovanile. Tre giocatori che non hanno preso parte alla partita. Afri Aqua ha usufruito di una giornata di permesso accordata dalla società, mentre Armin Bacinovic e Abel Hernandez hanno svolto esercizi in piscina e si sono sottoposti a terapie. Agon Mehmet, in un fortuito scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo all'alluce del piede sinistro. Per domenica Mutti confermerà lo stesso 11 che ha piegato domenica scorsa la Lazio, chiavi dell'attacco ancora alla coppia Miccoli-Budan. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, nel corso di un'intervista ai microfoni di Tutto Mercato Web, ha parlato dei rinforzi che ha portato alla società rosanero nel corso del mercato invernale. Hanno portato qualità alla squadra e i risultati stanno dando ragione al nostro lavoro, ha detto Zamparini. Mi stupiva il fatto che un giocatore come Donati giocasse in Serie B. Vasquez lo avevamo preso a giugno, lo abbiamo seguito a lungo contribuendo ai buoni risultati del Belgrano. Viviano, invece, è il vice di Buffon e con questo ho detto tutto. Il futuro è tutto dalla sua parte. Vincenzo D'Ippolito, agente di Abel Hernandez, ha fatto chiarezza sulle reali condizioni fisiche del suo assistito. Io sapevo che il ragazzo già da questa settimana doveva lavorare con il gruppo, ha detto. Magari si sta cercando di preservarlo da altri stop. Ha preso una botta a Cagliari, ma non è grave. Disponibile per Siena? Non sono certo della sua presenza, però vi posso dire che l'infortunio è leggero e che quindi non ci saranno altri giorni di stop. Sarà Gabriele Gava di Conegliano Veneto ad arbitrare la gara Siena-Palermo, incontro della 25esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi. Il fischietto Veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Altomare e Carrer, quarto ufficiale di gara Ostinelli. Bortolomuti parla del suo futuro. Non ho mai parlato del futuro con Zamparini, credo sia più giusto aspettare la fine del campionato. Certo che mi piacerebbe festeggiare le nozze d'argento con la panchina del Palermo, ma non è detto che questo accada. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.